Salve a tutti, Watchikebari, e bentornati nel The Cartucho Summer. Ho deciso di parlare di un programma televisivo creato da Seth MacFarlane, spin-off dei Griffin, ed è The Cleveland Show. Ok, prima di tutto voglio avvertirvi che l'anno doveva arrivare nel The Cartoon Show 3, quindi l'estate scorsa 2021, ma non sapevo neanche se recensirlo perché non l'avevo ancora guardato, ma dopo averlo visto tutto, posso confermare che non è uno schifo come tutti dicono. Allora, The Cleveland Show ha in tutto 4 stagioni, nato nel 2009, concluso nel 2014, ed è stato super mega criticato da tantissime persone, fin da quando è uscito. Infatti la gente si è chiesta, ma fra uno spin-off su Cleveland Brown, l'amico afroamericano di Peter Griffin? Seriamente? Sì ragazzi, è uscito. Allora, partiamo subitissimo dalla trama. La storia parla di Cleveland Brown che dopo che ha deciso di andarsene da Quagog si trasferisce in Virginia, dove li conosce Donna Tubbs. Lei ha avuto in precedenza 2 figli, cioè l'adolescente Roberta e Rallo. Solo che Cleveland Brown ha avuto nella sua prima relazione un figlio abbastanza grassottello di nome Cleveland Brown Jr. e quindi Cleveland e Donna hanno formato insieme una nuova famiglia. La serie è ambientata all'interno di questa casa molto casinista dove i personaggi hanno una nuova vita, Cleveland si deve abituare al rapporto con la sua nuova moglie e accadono tante cose all'interno di questa sitcom. Ovviamente non c'è altro da dire ragazzi, ogni puntata è diversa tra loro, ci sono sentimenti che si distruggono, combattimenti, citazioni, lotte, risse, commedia e vi dicendo. Parliamo adesso della commedia del Cleveland Show. È stata molto disprezzata per il fatto che non fa ridere. Anch'io ammetto che questo cartone animato non mi ha fatto molto ridere, cioè sì, qualche volta mi ha fatto sorridere, ma non è che ho riso a crepapelle. Perché infatti ragazzi, questo cartone animato si basa soprattutto sul rapporto dei personaggi, bensì sulla comicità come nei Griffin. Non è neanche tanto violento, non è neanche troppo volgare come la serie originale e ci sono tante altre differenze. E questo è proprio il motivo per cui la gente ha detestato The Cleveland Show. Appunto, da quello che ho ben capito, è finito dopo 4 stagioni proprio per questo motivo, perché non faceva ridere. Io ritengo che come chiusura, per via che appunto non era guardato perché la comicità faceva schifo, è stata un'idea pessima concludere in questo modo. Perché infatti dopo che finisce The Cleveland Show, i personaggi ritornano nei Griffin e poi non sai più niente di quello che accade in quella città, non sai più niente degli altri personaggi, nulla di nulla, zero. Io posso confermare, averlo visto tutto quanto, che io non l'ho detestato. A me è piaciuto. Questo è uno dei pochi spin-off su un personaggio secondario che sono riuscito ad apprezzare. Seppur Cleveland, rispetto a nei Griffin, ha un carattere molto diverso, non l'ho detestato. Gli altri personaggi mi vanno bene, il doppiaggio è fantastico, certi momenti sono fighissimi, seppur sia un cartone animato a volte lento, mi va benissimo, perché non va nel ridicolo come i Griffin. I Griffin è un cartone animato che o è bello oppure è veramente terribile. Io ragazzi posso confermare che preferisco di più vedere Cleveland fare cacchiate che il solito Peter Griffin, personaggio protagonista che ho sempre detestato. Ragazzi, pare mio, The Cleveland Show è un bel prodotto. Non fa ridere? È lento? Quello che volete? È strano? Non importa, è comunque fatto bene. Il fatto che è stato concluso in un modo così stupido, poi i personaggi di Griffin prendono anche in giro Cleveland perché il suo show è fallito, a me fa molto arrabbiare. Aveva del potenziale, era carino, era diverso dai Griffin. E quindi ragazzi, che è successo? Diverso vuol dire fallimento, appunto. Ditemi nei commenti cosa ne pensate del Cleveland Show. Sicuramente ci sono molte altre cose da raccontare di questo cartone animato, di questa sitcom. Io sinceramente lo valuto in positivo, non è un capolavoro, non è una schifezza immonda come tutti dicono, è semplicemente uno spin-off sfortunato. E quindi noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!